Se vi servono crediti ragazzi, passate da igvolt.it e con il codice malati avrete un 20% di sconto sui vostri acquisti. E bella a tutti ragazzi, qua Rebel, sono qui con una nuova player review. Sono qui con la player review di Giovinco Toz, ragazzi, un giocatore molto veloce che giocava in Italia prima alla Juventus e ora gioca al Toronto. Devo dirvi la verità che questo è un signor giocatore, ragazzi. Come potete vedere, l'ho messo in un MLS da paura. E penso che al momento, fatta così, sia una delle squadre migliori. Mi sto trovando davvero bene con questa squadra. E come potete vedere, ho anche dei panchinari molto forti, validi per i cambi e tutto. E con Giovinco, soprattutto, mi sono trovato davvero, davvero bene. Ha solamente una piccola pecca che vi starò a spiegare dopo. Comunque, iniziamo subito con la vera e propria review. 94 di velocità è la prima caratteristica che spicca, il mio primo pro che gli do. 94 di velocità che si divide in 95 di accelerazione e 92 di velocità scatto. Che dire ragazzi, velocissimo, si brucerà quasi tutti i difensori e sotto questo aspetto è veramente il top. Uno dei giocatori più veloci che ho provato nel gioco. Ovviamente forse di più forte c'è Bale, che mi ricordo di aver provato, che è tanto tanto veloce, Bale attaccante. Per il resto non mi ricordo giocatori così veloci, così scattanti e così rapidi. Quindi la velocità, ragazzi, è promossa a pieno. Passiamo subito al suo secondo pro, ragazzi, il 90 di dribbling, che si divide in 98 di agilità. Secondo me, insieme anche al bilanciamento che è 98, sono le due caratteristiche migliori di Giovinco. Perché, essendo piccolo, ragazzi, questa versione comunque riesce davvero bene a resistere alle spallate degli avversari. Non lo so, infatti io ero stupito da queste caratteristiche, perché molte volte ho trovato anche difensori grossi che me lo bloccavano, però lui riesce tranquillamente a resistere a due o tre spallate, quindi gli permettevano di saltare i difensori. Comunque c'è anche un 81 di reazione, un 90 di controllo palla e un 88 di dribbling puro, statistiche comunque che rendono Giovinco un giocatore molto bravo a dribblare, anche grazie alle 4 stelle skill. Passiamo subito al suo terzo pro, ragazzi, il tiro. Qui sul tiro, ragazzi, vorrei aprire una piccola parentesi, dato che il problema che ho riscontrato in Giovinco è sul tiro, soprattutto sotto l'aspetto della finalizzazione, perché le altre statistiche di tiro, cioè il 90 di posizionamento, il 78 di potenza tiro, l'87 di tiri da lontano, il 76 di tiri al volo e l'81 di rigori, erano perfetti, pressoché perfetti, veramente un giocatore ottimo sotto questi aspetti. Il problema stava nell'85 di finalizzazione. Finalizzazione che non mi sembrava assolutamente così alta e che ha fatto ridurre di un pochino il voto di questa carta. Perché molte volte sotto porta sbagliava dei gol abbastanza facili. La media realizzativa comunque è un 7-8 su 10, quindi abbastanza alta e non compromettono tantissimo questa carta. Comunque qualche errorino di troppo lo fa e non mi ha convinto a pieno sotto questo aspetto. Passiamo comunque al suo quarto e ultimo pro, l'85 di passaggi con 89 di visione, 80 di cross, 92 di punizioni, 88 di passaggi corti, 75 di passaggi lunghi e 92 di tiri a giro, veramente buoni. E niente raga, che dire, io come voto a questa carta ho deciso di dare un 9, peccato per quella piccola pecca della finalizzazione che gli fa perdere questo punticino. Comunque Giovinco è un giocatore molto buono, ma non so se vale a pieno i 200.000 crediti. Io vi consiglierei, se dovete provarlo, provatelo adesso che costa ancora 170-180, ma se inizia a salire sopra i 200 ci sono degli attaccanti tipo David Villa, Aimot, quella, la versione degli europei, quella potenziata, oppure Giovanni Dos Santos, che sono molto molto più incisivi. Io vi saluto ragazzi e vi ricordo che, come ci avete chiesto in molti, ci saranno anche delle live verso metà settembre per la conclusione di FIFA 16, inizio FIFA 17, magari dove porteremo la compravendita o comunque qualcosa da PC dalla web app, e vi dico di restare collegati perché quei video arriveranno sicuramente. Niente raga, un bel saluto a tutti.